Eccoci qua, allora siamo live, buongiorno a tutti, appuntamento del martedì con Paolo Belvederesi e Gianluca Beccaria. Sono intanto con Paolo, eccolo qui inquadrato e collegato come sempre da Londra. Buongiorno Paolo, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Giornata epica e storica, dato che è successo tantissimo ieri sui mercati, con, ormai lo sappiamo, la comunicazione di Pfizer rispetto al vaccino che speriamo arrivi presto e a disposizione di tutti, grande euforia sui mercati, ma partiamo subito con l'analisi di Paolo. Paolo, che cos'è successo? Ma guarda Stefano, devo dire che ne parlavamo ieri mattina all'altro morning meeting, no? Sì, a market briefing, Nel certo. market briefing, e si parlava del vaccino e Sì. io sottolineavo come nel commento di apertura proprio di ieri, ed ovviamente è una casualità e non di più, parlavamo del vaccino come game changer, cioè dopo una descrizione della situazione dicevamo attenzione che qua l'unico game changer, cioè l'unico elemento che effettivamente potrebbe portare ad ulteriori rialzi dei mercati guidati dai titoli ciclici è la notizia sull'introduzione del vaccino. Certo. Detto e fatto, ovviamente, come ripeto e ci tengo a dirlo, è una mera casualità. Ieri è uscita questa No, notizia. dai Paolo, fai come fa tutta la finanza, di l'avevo detto. Sì, Dai, se no non sembra uno che non lavora in esatto. Benvenuto finanza, anche a dai. Gianluca Beccaria, buongiorno. L'avevo detto. E quindi cosa è successo? Che si è verificata una rotazione settoriale senza precedenti. Senza precedenti, nel senso che la dispersione di performance tra i settori, sia nello Standard & Poor's che sui settori europei, è stata veramente molto marcata e sostanzialmente il mercato è andato a scommettere sul ritorno alla normalità. Chi ha seguito questo briefing, chiamiamolo così, da marzo, ha visto che sostanzialmente nel periodo di marzo-aprile avevamo seguito assieme tutta la dinamica dei settori associati alla fase 1, fase 2, fase 3. E se vi ricordate, nella fase 3, sostanzialmente dicevamo attenzione che se c'è un ritorno alla normalità, i titoli che sono stati più penalizzati torneranno a crescere. Adesso siamo praticamente ad una fase 3 avanzata, nel senso che Certo. effettivamente possiamo tornare alla normalità. E quindi succederà esattamente l'opposto di quello che è successo nel 2020, cioè i titoli tech e i titoli pharma sottoperformeranno anche in modo significativo. Sempre che questa, allora, partiamo dal presupposto che questa notizia del vaccino deve essere confermata, deve andare tutto secondo piani, poi ci soffermiamo su questo. Quindi mettiamo questo punto fermo. Se il vaccino diventa una realtà, allora tech e pharma sottoperformano anche in modo importante, mentre ritorna un forte interesse sui titoli ciclici. Quindi settore oil, settore industrial, settore bancario, settore assicurativo che è un ciclico in questo caso perché è esposto allo steepening della curva dei rendimenti, settore auto, settore delle basic resources e per certi versi settore del real estate per la parte soprattutto esposta al real estate commerciale. Quello che sta accadendo, ovviamente poi tutto ciò che riguarda travel and leisure, e quindi aeroline, aeroporti e leisure, quindi alberghi, catene di alberghi e società di divertimenti e così via. Ok. L'entità del rimbalzo dipende da Voli, crociere. sì, crociere, l'entità di rimbalzo di questi titoli dipende da quanto erano shortati, dalla loro sottoperformance, da quanto scontavano uno scenario negativo e così via. In Italia diamo subito dei nomi perché altrimenti ci annoiamo. In Italia ovviamente settore bancario bisogna andare io punterei, per usare questo termine che odio, ma per sintetizzare, punterei su Unicredito, Intesa, Mediobanca e per i coraggiosi Banco Popolare di Milano. Questo per giocarsi il rimbalzo sul settore bancario.
per giocarsi il rimbalzo sul settore oil Eni, Saipem e Tenaris, con una maggiore enfasi su Eni, giù a scalare Saipem e poi Tenaris, perché Tenaris già era rimbalzata dopo la pubblicazione dei risultati Allora, aspetta, aspetta, importanti. aspetta, perché è troppo veloce. Allora, c'è un tema, faccio vedere lo schermo, Paolo. Sono un pelo iperventilato, che il mercato ti dà da fare. No, io volevo parlare di due cose. Allora, faccio vedere velocemente. Saipem, perché da tanto tempo tu l'avevi segnalata come azione che avrebbe potuto avere un riscatto nettissimo e come vedi, proprio ieri, su volumi abbastanza importanti, è risalita sopra questi due livelli di minimo, che poi quelli di giù, luglio, fine luglio, quelli di marzo, e quindi ha recuperato un livello, direi, molto molto importante. Tu avevi detto chiaramente, è un titolo che vedrà un riscatto solo se e quando la situazione post-Covid si inizierà almeno a intravedere, e ieri questa è stata la prova e stamattina sta proseguendo al rialzo. Quindi grazie Paolo per aver segnalato tempo fa e aver precisato che era un titolo che era di quelli da tenere per il lungo. Eni, stessa cosa, qui addirittura vediamo un doppio minimo, praticamente ben, diciamo, inserito su quest'ampia lateralità, e come vedi, anche qui, come tutti gli altri titoli che stai citando, siamo andati con un grosso, grosso, grosso recupero. Però è chiaro che loro dovevano intravedere un futuro post-Covid, questo è vitale. Perdonami l'interruzione. No, figurati, hai fatto bene a dare questo supporto grafico. Quindi, tra l'altro, guardando su Eni, se questo trend dovesse continuare, trend non del titolo, ma trend a livello di notizie, di news flow, di come il mercato si muove a livello settoriale, noi potremmo vedere Eni andare a 9 euro, ma già entro la fine dell'anno, e poi magari ci potrebbe essere una prosecuzione fino attorno a 10 euro nella prima parte del 2021, sempre che queste notizie sul vaccino vengano confermate. Poi ci sono altri titoli, per esempio Autogrill e Atlantia. Autogrill è per definizione il titolo con cui scommettere sulla ritorno alla normalità. Qua c'è un Ecco. potenziale enorme. Il titolo potrebbe tornare almeno a 6 euro, 6 euro e mezzo nel brevissimo termine, se effettivamente Sono questo questi vaccino. massimi qua, in effetti, a 6,276 mai Sì, toccati, esatto. quello dovrebbe essere il primo target. Poi, ovviamente, se si riscontra veramente un ritorno alla normalità, io non vedo ragioni per cui il titolo non possa tornare a dove era inizio anno, perché effettivamente si ritorna ad una situazione normale. Poi possiamo prezzare un po' di rischio, va bene, ma cioè, parliamo di un titolo che vale 4,5 euro. Certo. Se dovesse tornare a 6 euro e mezzo farebbe una performance veramente importante. Se dovesse tornare a 8 euro e mezzo quasi raddoppierebbe. Insomma, vale la pena. Cioè, se queste sono quelle posizioni in cui vale la pena di metterci un chip, quindi una porzione molto piccola del proprio portafoglio, Certo. puntando al raddoppio, È e ma stato senza molto chiaro in guardarlo. tempi non sospetti e per questo volevo fartene atto. Ricordo che Paolo ha un report la mattina che spedisce a tutti i trader con un prezzo irrisorio, mi permetto di dire, report professionale che da... Io ho conosciuto Paolo nel 2008, iniziammo questo report, dico iniziamo perché fu un po' un progetto tuo dove io... mi permetto di dire, diedi una mano, ma più che altro così, un supporto morale, diciamo, ma avevamo avuto poi ragione. Cos'era il 2010, Paolo, quando iniziasti Zegos? 2009. 2009, quindi figuratevi, e devo dire che è uno dei report più apprezzati nell'industria, non solo da noi trader privati, investitori, ma anche dagli istituzionali. Paolo, volevo lasciare solo un po' di spazio a Gianluca, perché giustamente ha una giornata super intensa. Gianluca, una chiosa, poi ti lasciamo andare. Io volevo sapere da te se è tutto oro quel che luccica, quindi è vero che il recupero c'è, ma forse dobbiamo ancora vedere una conferma dello stesso, e poi se secondo te tutti i tecnologici sono da buttare via, smetteremo di usare Zoom. Io non credo, quindi dico sempre attenzione a buttare via il bambino con l'acqua sporca in questo periodo. Però è anche vero, ti do questo dato, che stamattina con Davide in Market Briefing abbiamo guardato le percentuali dei trader retail e siamo sull'80-90% short, una cosa
che fa impressione. Quindi due parole, Gianluca, e poi ti lasciamo andare. Prego. Beh, guarda, Stefano, tu parli a un contrarian per definizione, no? Quindi Vero. io ti dico che ieri naturalmente è stata una bella giornata perché il mio approccio sicuramente mediamente è un pochettino più value che growth. Poi sulla tecnologia ci sono stato ultimamente per qualche mordi e fuggi, quindi più tattico che strategico, tanto se sei value. Avere il tech che è stato sbagliato, per carità, al 30-40% del portafoglio non ce l'avrai mai. Quindi l'ho tenuto ogni tanto un po' come hedging di portafoglio, no? Perché alla fine, come diceva correttamente Paolo, sono correlati in maniera inversa al portafoglio. Tutto ciò che è value è ciclico rispetto all'economia, oil, banche, automotive e chi più ne ha più ne metta, naturalmente vedono uno scenario molto positivo in giornate come ieri, dove questa notizia di Pfizer naturalmente dà più positività, accorcia l'orizzonte temporale in cui probabilmente torneremo alla normalità. Nelle giornate che invece dove si parla più di contagi, dove naturalmente le restrizioni per la vita e per la socialità sono più alte, tutto ciò che è tech e che quindi si può fare, diciamo, in-house va un po' di moda. Io penso che questa questione vada vissuta un po' con equilibrio. Paolo faceva l'esempio di Autogrill, io su alcuni miei clienti ho fatto questa scommessa in tempi non sospetti, con un timing non perfetto. Nel senso che, fatti conto, nella giornata di ieri io avevo clienti con posizioni ancora sotto del 20% di autogrill, quindi già comprate bene, perché magari erano comprate prima di ieri intorno a 4,20 euro e giù così, accumulate un pochettino nel tempo. Ieri però su quella fiammata importante qualcosetto ho alleggerito, ma ho alleggerito per il discorso che diceva Paolo, perché io penso che Autogrill sia un titolo che può fare molto 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 bene, però per dimensioni, per come il titolo è anche un pochettino piccolo e quindi subisce molto i flussi in entrata e in uscita, penso che vada forse più giustamente dimensionato. È quel chip che metti in portafoglio ma che non può rovinarti la performance del resto, quindi non ci può stare come un titolo ad alta capitalizzazione. Detto questo, secondo me ha molto potenziale, è una società che ha fatto molto bene prima del Covid, posizionata anche bene negli Stati Uniti. Secondo me, quando tornerà un clima di normalità, potrà fare bene. Come l'oil, tu sai che io ho difeso strenuamente Eni anche nelle giornate più difficili. È evidente che tutti quelli che fanno oil, noi in Italia vediamo Eni, ma vale lo stesso discorso, correggimi se sbaglio, Paolo, su Repsol, su British Petroleum, su Total. Quindi non è una questione di titolo, è una questione di settore. Allora, una Quindi. cosa velocissima, perdonami l'interruzione. Attenti perché stamattina, sempre con il buon Davide, diceva: ma il giorno Sartori diceva, non capisco il rialzo del petrolio. Il petrolio è il passato e non è il futuro. E ha ragione perché Biden stesso parlava di sostenibilità delle fonti d'energia. Ma Repsol, Eni, sono tutte aziende, come tutte le petrolifere, che si sono da tempo impegnate nel sostenibile. Quindi non è più una scommessa solo sul petrolio, secondo me, ma anche sul futuro dell'energia sostenibile. Tu sei d'accordo? Sono d'accordo, Stefano, però mi permetto di non essere d'accordo, scusami, sulla esternazione di Sartorelli, perché qua non c'entra il fatto se il petrolio non è il futuro o non è il futuro. Il petrolio, purtroppo, forse purtroppo, è ancora il presente, è ancora un pezzettino di futuro. Ma il tema vero è un altro, che il mercato dà all'oil una proxy a leva sull'uscita del lockdown. Quindi, innanzitutto, è una proxy positiva sui mercati. Se i mercati naturalmente salgono, il petrolio, da che mondo è mondo, ha un fattore leva sulla salita e uguale sulla discesa. Ma il tema è ancora un altro, che se ci avviciniamo alla normalità, ci sarà più consumo di petrolio. Quindi io la trovo invece assolutamente razionale la salita del petrolio. Anzi, ti devo dire, la normalità, se alla notizia di ieri di Pfizer dovesse avvicinarsi, o comunque nei prossimi mesi dovessero susseguirsi voci di un'uscita del lockdown migliore rispetto a quella che abbiamo in questi momenti, mi aspetto vederlo salire in modo importante, perché naturalmente più circolazione, più commercio, più voli richiedono più petrolio. Quindi perdonami, al di là di che il petrolio sia il futuro,
al di là che è assolutamente vero, come dici tu, che hanno investito molto in tutta la parte di energie rinnovabili, tutte, ma attualmente la trovo invece un movimento, come invece ne succedono tanti, non spiegabili, questo assolutamente razionale. Ma chiedo conforto a Paolo su questo. No, ecco, esatto. Tra l'altro ci ha scritto Giuseppe Lauria, che fa l'analisi sulle commodities giovedì, sarà un appuntamento importantissimo, c'è anche il petrolio. A parte l'idea del vaccino, quindi ripartenza dell'economia e maggior domanda di petrolio, ci dice che il petrolio è salito anche per le dichiarazioni da parte dell'OPEC, dove si pensa faranno ulteriori tagli alla produzione. Quindi c'è un tema di questo tipo. Ringraziamo Giuseppe e diamo appuntamento con lui giovedì al suo appuntamento con le commodities. Paolo? Ma, sì, non sono d'accordo con l'affermazione di Sartorelli questa mattina, nel senso che il mercato non si muove sul breve, su scenari di lungo, cioè la sua affermazione ha senso su un orizzonte temporale di 10 anni, ma l'andamento dei mercati in questi giorni è sulla notizia del breve, e quindi, come diceva giustamente Gianluca, il rialzo del petrolio non è altro che legato alle notizie su una possibile ripresa della domanda aggregata, e quindi della domanda aggregata di petrolio, legato alla ripartenza del motore economico mondiale, che comporta necessariamente l'utilizzo di petrolio. Certo. Non è che gli aerei da domani mattina vanno all'energia solare. Esatto. Certo. Perché poi si parlava di Tesla. Tesla non è scesa tanto, sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, che Tesla è un edge. Tesla non è che ci avrà il 100% della market share del settore automobilistico. Ma guarda, poi ti faccio un esempio pratico, un po' come Davide la Street Economy, ma è vero che io settimana scorsa a Madrid mi ha rubato il motorino, tragicamente, che poi per un italiano è un'offesa. Vai a rubare un motorino. Vabbè. Comunque, voglio comprarmi la Vespa, ho detto, ciao, mi compro la Vespa elettrica. Ragazzi, c'è ancora al massimo dichiarati, quindi sono molti di meno, 100 km di autonomia, che voglio dire, non ci vai neanche a fare la spesa al centro commerciale fuori Madrid, che ha 6 milioni e mezzo di abitanti, e ancora non c'è una legge che puoi prendere l'autostrada o la tangenziale con la Vespa elettrica. Quindi voglio dire, ce n'è, eh? Mi comprerò la classica Vespa a 4 tempi e è finita lì, per dire. Quindi, come dico, Tesla, insomma, aspettiamo un attimo. Esatto, quindi quindi sono d'accordo con la tesi di Gianluca sulla dinamica che ha appunto descritto Gianluca riguardo alla problematica relativa al petrolio e quindi alle società petrolifere. Ovviamente ci vorranno delle conferme, nel senso che non è che andiamo su dritti a spada, dobbiamo seguire molto attentamente questa questione del vaccino, che è una questione delicatissima, perché ci sono una serie di aspetti tecnici con cui non siamo abituati a confrontarci: le approvazioni dell'FDA, la fase 3, la fase 2 dell'approvazione, e poi il timing sull'implementazione, e poi la nomina di un expert panel che stabilisce a chi darlo per primi. Certo. Aree geografiche, cioè non sarà banale, però secondo me a livello operativo noi dobbiamo distinguere tra quelle che sono le notizie che per i mercati e le notizie per la scienza, nel senso che i mercati si muovono molto più velocemente della scienza, e questo lo dimostra il movimento di ieri. Cioè, al mercato basta che ci sia una notizia che dice entro 6 mesi c'è un vaccino sul mercato, e quindi vuol dire che il rischio macro legato al Covid scompare, ma già compriamo, non oggi, ieri compriamo, perché il mercato si muove sempre con 6 mesi in anticipo e deve prezzare oggi quello che succederà almeno tra 6-12 mesi. E se loro ci dicono che è molto probabile che tra 6-12 mesi già sarà vaccinata una buona parte della popolazione, perché si parla di circa 18 mesi per vaccinare sostanzialmente tutti, o ovviamente una fetta della popolazione tale per cui si verifica la cosiddetta immunità di gregge, allora ci muoviamo già adesso, e questo è quello che conta. Poi ovviamente ci saranno delle oscillazioni up and down da qua ai prossimi 6 mesi, legati a notizie che smentiscono oppure possono ridurre
le tempistiche, rallentare le tempistiche, ridurre la quantità stimata di vaccini in circolazione, eccetera, eccetera. Questo sì peserà, ma secondo me in quel caso saranno più delle occasioni d'acquisto. Cioè, secondo me ormai per tutto quello che riguarda il rischio Covid, se questo vaccino effettivamente verrà implementato e ci siamo veramente vicini, the worst is over, il peggio è passato. Infatti, se tu guardi la volatilità è ai minimi, quindi vuol dire che la paura è ai minimi e questo è successo in pochissimi giorni, che conferma un po' questo discorso, no? Una cosa, Gianluca, vediamo per concludere, poi ti lasciamo velocissimamente. Tutte le azioni tecnologiche quindi sono da buttare, non useremo più Zoom, basta Netflix e così via, o magari, appunto, come dicevo, c'è da fare un pochino d'attenzione. Segnalo tra l'altro Disney che avevo giustamente segnalato da tempo come una riserva di valore enorme, e infatti ha fatto molto bene tornando finalmente ai livelli pre-Covid. Prego, prego Gianluca. Forse, ah no, si era scollegato. No, no, niente. Allora, niente, rimaniamo, te lo chiedo a te, scusami, perché giustamente aveva pochissimo tempo. Allora, tu cosa pensi di queste azioni tecnologiche? Sono tutte da buttare? Ma no, 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 adesso c'è sostanzialmente una rotazione e quindi è semplicemente un travaso di liquidità da una parte all'altra. Quando tu hai un tot di liquidità, proprio immaginiamo che tu hai a disposizione 100 litri d'acqua, fino adesso ne hai messi 80 sui tech e 20 sul secchio degli altri titoli value. Adesso stai travasando dal secchio dei tech al secchio dei titoli value un po' di quest'acqua, punto. Poi, dopodiché, arriverà altra acqua e riempirà tutti e due i secchi, proprio per semplificare Certo. al massimo. Quindi, società come STM, a cui il sottoscritto è particolarmente affezionato, per un discorso di sviluppo, futuro, e per futuro intendo i prossimi 5-10 anni, non muoiono, anzi, continueranno a salire, continueranno a prendere momentum. C'è una società che, in un contesto come quello del Covid, è riuscita a non subire delle flessioni importanti, anzi, ha dato delle guidance molto positive per i prossimi trimestri. Vuol dire che è una società che è inarrestabile, e così ce ne sono altre. Poi potremmo discutere su società che hanno beneficiato tantissimo dell'ultimo trend, quindi ecco la Netflix del caso, la Zoom del Certo. caso, cioè su quelle bisogna andare a vedere effettivamente quanto il Covid abbia pesato, nel senso che ci sarà sicuramente una parte, una componente speculativa, cioè ci sarà necessario verificare se i numeri futuri confermino il trend attualmente scontato dai prezzi, che scontavano, al contrario di quello che viene oggi, una permanenza della situazione Covid per molto tempo. Però io penso che, e questo è importante, che è l'importanza delle abitudini. Ho letto recentemente un libro sull'importanza di quanto cambiare le abitudini cambi il nostro stile di vita e cambi il nostro approccio nella vita, e questo vale anche per i mercati e per gli acquisti dei titoli sui mercati. Cioè, io penso che questa esperienza del Covid ci abbia segnato un po' a tutti, e se ci ha portato negli ultimi mesi a comprare molte più cose su Amazon, probabilmente quell'abitudine non la cambieremo. Se ci ha portato a sottoscrivere Netflix, probabilmente quell'abitudine non la cambieremo. Quindi ci sono una serie di abitudini che noi abbiamo acquisito in questo periodo, tra cui anche il lavoro da remoto, difficilmente rinunceremo, perché se noi abbiamo scoperto che lavorare da casa è molto meglio rispetto a lavorare in ufficio, non escludo che una buona parte dei lavoratori chieda al proprio datore di lavoro di lavorare almeno un giorno, 2 giorni a settimana da casa, con argomentazioni che possono esulare dal motivo sanitario, ma possono riguardare, non so, motivi familiari di diverso tipo. A quel punto ci sarà un cambiamento che porterà ad investire
sistematicamente su queste piattaforme, tra cui Work, cioè Slack Technologies in America, che è lo stesso, una piattaforma diversa da Zoom, ma che permette il lavoro interinale e da remoto all'interno delle società ed è molto sofisticata. Quindi sicuramente ci saranno dei cambiamenti che faranno sì che questi titoli che noi abbiamo amato così tanto nella situazione Covid continuino ad essere supportati non dal Covid, ma da un cambio delle abitudini. Questa è la mia view. Sì, esattamente. Guarda, una considerazione davvero, davvero importante. Allora, faccio vedere due cose velocissime. Tu hai ancora qualche minuto, Paolo, o devi andare? No, no, oggi sono... Due minuti di numero. Allora, le prime cose sono le considerazioni che ho fatto ieri sera nella video analisi e che ti chiedo se sei d'accordo. A parte il massimo che c'è stato sull'S&P 500, il fatto che abbia chiuso sopra i massimi storici significa che l'euforia e la positività non è ancora confermata, perché c'è bisogno di, a questo punto, superare prima questi massimi, cosa che ieri non ha fatto, e quindi in chiusura c'è stato uno smontare alcune posizioni prese di profitto che è continuata appunto fino alla chiusura, e in questo senso io trovo che a questo punto addirittura la vera conferma verrà sopra i massimi segnati ieri. Perché ti dico questo? Perché nella mia testa potrebbe darsi che inizieremo adesso un periodo di lateralità che va avanti da qui, cioè che va dentro questi limiti e si muoverà fino a quando la situazione non sarà realmente risolta. Questo è ciò che penso per quanto riguarda l'S&P 500, quindi non c'è stata ancora una conferma e iniziamo a metterci in una situazione di lateralità che poi ritroviamo anche sul Nasdaq, che addirittura ieri in intraday e molto prima già era rientrato sotto questi massimi rispetto a quelli storici che non ha neanche raggiunto, quindi anche qui io farei un bel quadratino qua intorno al mercato e direi che finché non rientriamo qua dentro, non usciamo da qua dentro, rimaniamo in una terra di mezzo. La stessa cosa la vedi, è presente in maniera diversa anche sul Dow Jones, che però si è distaccato perché ieri si è chiuso al di sotto, però poi vedi che qui oggi è di nuovo sopra, quindi io continuerò a seguire anche Dow Jones e Russell, il Russell piccole e medie imprese, ma è tutto in linea con quello che dici tu, la rotazione è ovvio che poi va verso anche i più piccoli come le imprese del Russell, che sono quelle che poi hanno più sofferto sul Covid, quindi da tenere d'occhio Dow Jones e Russell, ma i segnali li prenderei da Nasdaq e S&P 500. Per concludere, il DAX e l'Eurostox, vedi che l'Eurostox per esempio si è rifatto tutto il range, io lo chiamo il range estivo, quello tra i massimi e i minimi di giugno, corretto con le false rotture, ma anche lui non è uscito. E quindi anche lì tanta positività, ma siamo ancora in una lateralità, quindi siamo in attesa di conferma. Tu sei d'accordo che la euforia c'è stata, è stata tanta, ma poi è mancata la conferma? Ma ci vuole un attimo di tempo, nel senso che il mercato ieri ha apprezzato questa notizia. A questo punto seguiremo con molta attenzione gli sviluppi, se questi sviluppi confermeranno il verificarsi di un iter del vaccino in linea con lo scenario migliore, che vuol dire che entro dicembre siamo pronti via per, entro Natale diciamo, siamo pronti per poter fare la prima iniezione, a quel punto secondo me partiamo a gennaio con una buona forza del mercato, sicuramente ancora guidata dai titoli ciclici. Ultima domanda, secondo te l'impatto del numero dei casi a partire da oggi potrebbe essere minore? Cioè non c'è più quello star così dietro al numero dei positivi e così tanto, che comunque vedeva il mercato molto dipendente da questo numero? Ah, sì, per la lettura dei mercati sì, nel senso che il focus si sposterà sul vaccino e non sui casi, però vanno in tandem, Stefano, perché se il timing sul vaccino inizia a vacillare e a rallentare, se i casi continuano ad aumentare, il focus si sposta velocemente su quelli. E allora, seguendo l'analisi grafica che hai fatto tu, avremo sell-off sulla parte bassa di quel range, nel però caso in cui il focus si sposta da una parte, e viceversa, rimbalzi veloci, violenti, nel caso in cui il focus si sposti dall'altra. E poi è quello che abbiamo visto molto bene sull'Ibex, ieri è stata regina d'Europa, con un rialzo
che sta proseguendo anche oggi, anche lui vedi che era qua sotto, è rientrato pienamente, ma ancora nella lateralità. E a proposito dell'Ibex, infatti, io da tempo sostengo, pre-Covid, che ci sono enormi possibilità per quanto concerne appunto il recupero dell'economia spagnola, perché il potenziale resta enorme, e quindi continuiamo a tenerla d'occhio. Tu sei d'accordo su quelle che erano la serie B, che potrebbero poi nel mondo post-Covid fare molto molto bene, a parte che anche l'Italia, come vedi, sì, in Italia ovviamente banche e oil, cioè, è proprio, questo è lo scenario migliore per l'indice italiano. Per chi si vuole divertire può fare FTSE MIB contro DAX o FTSE MIB contro lo Stoxx per scommettere su questo trend, oppure ancora più aggressivo è FTSE MIB contro Nasdaq. Un cappello sui BTP, attenzione, perché se questo scenario di ritorno alla normalità dovesse confermarsi, il mercato inizierebbe a scontare abbastanza velocemente una minore aggressività della BCE, e questo potrebbe portare a prese di profitto sui BTP con allargamento degli spread contro il Bund. E quindi l'idea di trading è eventualmente andare short BTP oppure short BTP e lungo Bund per scommettere sull'allargamento dello spread legato a questa minore presenza possibile della BCE allargamento qualora lo scenario dovesse effettivamente migliorare. Perfetto, senti, una cosa importante, allora diamo appuntamento con noi sempre a martedì prossimo con alle 10:30 insieme a te e a Gianluca l'analisi settimanale che abbiamo visto essere molto molto importante, specialmente in questo periodo, e quest'ottica istituzionale secondo me aggiunge valore. Poi durante la settimana tutti gli appuntamenti con ai broker, il giovedì lo abbiamo già detto c'è Giuseppe Lauria, il mercoledì c'è Tony Cioli Puviani e il giovedì ancora ci sono i ragazzi di Utrade, cioè in realtà di Vantaggio Sleale, Mirko Castignani e Andrea Vatturi, fino al venerdì dove l'appuntamento è fisso con le onde di Elliott e l'analisi ciclica di Davide Spinelli. Quindi Paolo, grazie mille, oggi grande insight, quindi direi molto molto importante. Torno anch'io in video per salutare te e le persone che ci seguono. Di nuovo grazie e appuntamento con i vari, diciamo, market briefing e tutti i vari appuntamenti sul web. Tra l'altro mi ha scritto adesso Martino per quanto riguarda il tuo canale YouTube, che segnalo, è il canale YouTube Zegos, dove andrà a ripubblicare i tuoi interventi man mano che ci sono. Quindi potrete poi rivederli anche direttamente lì.